I risultati delle nuove analisi sui campioni prelevati dall'ASL RMF e Comune, ancora in vigore l'ordinanza di non potabilità. HCS, leader dell'opposizione Moscherini, rilancia l'unica soluzione alla vendita del 60% delle quote e invita Tidei a riprendere quella strada, critico il delegato Santori. Calcio, nella quarta giornata di Serie D tra le mura amiche del Fattori, il Civitavecchia si fa rimontare il doppio vantaggio, cede 3-2 alla Casertana. Bentrovati dal TG Alto Lazio, sono attesi per oggi i nuovi risultati delle analisi sui campioni di acqua prelevati dall'ASL RMF e dal Comune in diverse zone della città. La situazione sembra essere migliorata e la presenza di batteri coliformi nell'acqua sembra essersi abbassata. Bisognerà quindi valutare se i livelli attuali rientrino o meno nei limiti imposti dalla legge. Nel caso si potrà quindi revocare l'ordinanza di non potabilità dell'acqua emessa dal sindaco Tidei lunedì scorso, che coinvolge la maggior parte della città. Si va infatti da via dell'Immacolata fino allo svincolo autostradale di Civitavecchia Nord, dalla strada del Capriolo a Fosso del Marangone, dalla Mediana a via Braccianese Claudia, passando per via l'Europa, via le Villotti, via Montanucci, via le Nenni, via Benedetto Medici, via Bandita delle Mortelle, fino al ponte di via le Pertini, ancora a Campo dell'Oro, in via le Lazio, nei pressi di via Toscana, via Stella e via zona delle Boccelle Alta, esclusi invece San Gordiano e via Veneto. Sul caso della bolletta dell'acqua, il signor GP, costretto a pagare un importo superiore a 3.000 euro legato a 4 anni di utenza idrica arretrata, il Comune precisa che si tratterebbe di una giusta contabilizzazione. Dal Pincio parlano di una mancata lettura dei contatori protrattasi nel tempo causata dalla temporanea assenza dell'utente in coincidenza delle periodiche rilevazioni dei consumi e tranquillizzano sulla variazione degli scaglioni di consumo che non ci sarebbe stata rispetto ai valori di contabilizzati in fattura. Nessun aggravio per l'utente, proseguono dal Comune, rispetto al periodo di fatturazione oggetto di conguaglio. Si ribadisce la correttezza dei calcoli contenuti nella fattura inviata all'utente. Il Pincio inoltre precisa che a richiesta dell'utente è possibile ottenere direttamente allo sportello e senza l'applicazione degli interessi la dilazione della bolletta in 4 rate. Ci si chiede però se certi importi sono davvero proporzionati al tipo di servizio fornito agli utenti e alla qualità dell'acqua con la quale da anni i civitavecchiesi si trovano a fare i conti. L'unica soluzione per salvare HCS dal dissesto e dal fallimento è quella di venderla ai privati. Ne è ancora convinto l'ex sindaco Giovanni Moscherini, che insieme al suo ex assessore al bilancio Giampiero De Angelis ha ribadito come questa sia la strada migliore per risolvere le sorti della holding dei servizi. Immediata la replica del delegato alle municipalizzate Santori. I dettagli nel servizio. Se l'obiettivo è sfasciare tutto, ci stanno riuscendo. Su HCS l'ex sindaco Moscherini critica la nuova amministrazione. L'unica soluzione, ha spiegato, è la vendita del 60% delle quote, con la golden share del comune. Ora la gara è stata bloccata. Come ricordato poi dall'ex assessore al bilancio Giampiero De Angelis, anche delle società della Lega Coop avevano presentato manifestazioni di interesse e avrebbero potuto, ha spiegato, portare maggiore efficienza alla società. La nostra amministrazione, ha aggiunto l'ex sindaco, ha messo in piedi in 5 anni un'operazione di risanamento e rilancio, aprendo uno spiraglio anche per altre SOT. Il progetto Arrobio poteva essere un punto di sviluppo di HCS. L'appello al sindaco Tidei è quello di riprendere quella strada e portare avanti il progetto. Un difetto Moscherini e De Angelis lo hanno riconosciuto. Quello, hanno spiegato, di non aver pensato a un meccanismo per il recupero crediti, perché è vero che ci sono debiti per 17 milioni, ma altrettanti sono i crediti. Anzi, c'è stata una gara vinta da Poste Tributi. Ci chiediamo che fine abbia fatto. Immediata la replica del delegato Emiliano Santori. Parla di miglioramenti del servizio e la città non è mai stata così sporca. Questa situazione, ha aggiunto, l'ha creata lui. Oggi in Città Pulita ci sono 11 addetti alla spazzatura in strada e 230 tra controllori, sovrintendenti, impiegati e quadri. Dopo l'audit interna e il nuovo piano industriale sarà la maggioranza a decidere sulle varie ipotesi di risanamento. Purtroppo si aprirà una nuova stagione di sacrifici che coinvolgeranno anche lavoratori.
Il sindaco ha fatto bene a dichiarare guerra alle inefficienze di Città Pulite del personale, tuttavia l'idea di affidarsi ad una società di vigilantes non è convincente né vincente. Ne è convinto il responsabile dell'IDV Vittorio Petrelli, intervenuto sullo stato di degrado dei parchi e dell'intera città, il quale ricorda che per verificare il lavoro degli operai occorrono capi area che controllino l'efficienza delle squadre di pulizia. I preposti, infatti spiegato, sono già pagati per fare il lavoro che dovrebbero fare i vigilantes. L'unico modo per ottenere un'azienda efficiente è quello di assicurare a Città Pulita un manager competente ed esperto, preferibilmente con esperienza nel settore. Bisogna ripartire da zero affidando compiti precisi alle squadre, assegnandole a specifiche zone. Inoltre bisogna dotare le squadre degli ausili adeguati. Per i parchi, ha poi aggiunto, esiste apposito personale. Se continuano ad essere sporchi ci sono le motivazioni per prendere i provvedimenti del caso. Un appello infine ai cittadini per contribuire al decoro urbano e alla collaborazione dei vigili urbani. Intanto il comitato di quartiere Terme di Traiano e tutti gli abitanti della zona Madonnella denunciano la presenza dell'ennesima discarica abusiva. Materassi come per auto, vater ed ogni altro genere di materiale edile sono presenti infatti in via della Madonnella davanti alla chiesetta. Anche i vigili hanno spiegato dovrebbero intervenire per multare i trasgressori. Si è risorta per fortuna con tanto spavento ma senza gravi conseguenze la brutta avventura che ha coinvolto un'imbarcazione nella zona del porto, portata in salvo dalla capitaneria di porto, a bordo tre persone tra cui un bambino. La barca aveva difficoltà di manovra e movimento in porto, in quel momento era intesa la presenza di grandi navi in manovra o in navigazione che ha richiesto un rapido intervento della motovedetta della guardia costiera. Gli uomini del comandante Vella hanno portato in pochi minuti l'imbarcazione con motore fuori bordo e vela presso un posto sicuro di ormeggio all'interno del porto. Dal comando della capitaneria la raccomandazione ad essere sempre accorti e prudenti ed in caso di difficoltà di contattare tempestivamente la sala operativa della guardia costiera per evitare di imbattersi o di trovarsi in situazioni pericolose. Circa 200 persone hanno sfilato da Piazzale del Pincio alla sede dell'autorità portuale a Molo Vespucci, una marcia per la salute organizzata dal coordinamento ambientalista cittadino, presente anche l'assessore all'ambiente Roberta Galletta, solidarietà dal sindaco Tinei, che si aspettava una maggiore partecipazione. I dettagli nel servizio. Le centrali energetiche e i fumi delle navi in porto sono questi i motivi principali di inquinamento secondo le circa 200 persone che hanno dato vita alla marcia per la salute promossa dal coordinamento ambientalista di Civitavecchia. In tanti hanno sfilato per le vie del centro, tante famiglie, bambini, passeggine, mascherine sul viso, fischietti, striscioni e frasi urlate al megafono per ribadire la necessità di tutelare la salute. In prima fila tra gli altri l'assessore all'ambiente Roberta Galletta, solidarietà anche del sindaco Pietro Tidei, anche se ha spiegato mi sarei aspettato una maggiore partecipazione considerata l'importanza del tema. Dobbiamo dire che i soggetti purtroppo Tirreno Power, Porto, Enel, sicuramente debbono costituire un elemento di riflessione attorno ad un tavolo perché credo che sia giunto il momento nel quale tutti insieme debbono fare la loro parte. L'amministrazione comunale deve esercitare un rigido controllo sulle emissioni, sull'inquinamento e soprattutto dobbiamo fare in modo che questa città sarà tra 15, sarà tra 20 anni, ma sicuramente dovrà dire basta alle servitù che oggi purtroppo compromettono uno sviluppo alternativo. Il sindaco ha poi parlato della necessità di riorganizzare l'osservatorio ambientale per un controllo costante ed efficace sulla situazione ambientale in città. L'osservatorio ambientale deve essere un osservatorio serio, che non è soltanto un luogo dove si spartiscono i soldi per qualche attività clientelare, ma deve essere un osservatorio ambientale nel quale ci sia l'ISPRA, l'ARPA e tutti gli istituti scientifici universitari che siano in grado di essere presenti e partecipi a quelli che sono i processi di verifica delle eventuali fonti inquinanti. Intanto il coordinamento ambientalista ha fatto appello all'autorità portuale, hanno spiegato, per il rispetto delle prescrizioni di legge, tra queste l'elettrificazione delle banchine. All'amministrazione comunale invece chiediamo di garantire i rapporti con Enel arrivando a stabilire con l'azienda la data di smantellamento degli impianti. Enel deve adempiere a tutti gli impegni presi nei confronti della città nel corso degli anni e rispettare tutti i vincoli di legge in materia di salvaguardia dell'ambiente e della salute della popolazione.
Stava viaggiando sull'Aurelia in direzione Roma quando, per causa ancora in corso di accertamento, un ragazzo ieri pomeriggio ha perso il controllo dell'auto, probabilmente durante un sorpasso, ed è finito fuori dalla carreggiata. L'incidente è avvenuto al chilometro 90 dell'Aurelia, all'altezza dell'uscita per Tarquinia, nei pressi del mobilificio Mondo Convenienza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la vittima dalle lamiere e i sanitari del 118 che con l'eliambulanza hanno trasportato il ragazzo all'ospedale Gemelli di Roma con codice rosso. Gli agenti della Polizia Stradale di Tarquinia hanno effettuato i rilievi del caso e gestito il traffico che è rimasto bloccato. Si è tenuto venerdì ad Allumiere un altro importante incontro tra il presidente dell'ente collinare Antonio Pasquini, il vicepresidente Angela Melini e l'assessore Alessandro Trinetti in rappresentanza dell'area collinare. Al tavolo hanno partecipato l'assessore Roberta Galletta, la delegata al canile Irene Piredda ed un funzionario in rappresentanza del comune di Civitavecchia per verificare lo stato dell'opera dell'iter burocratico del progetto canile gattile comprensoriale. Visto che questa idea è relativa a tutto il comprensorio, è doveroso coinvolgere le istituzioni comprensoriali ed informarle su ciò che è stato fatto e ciò che si dovrà fare, spiega la vicepresidente dell'Agraria Angela Mellini. Abbiamo visionato il progetto preliminare, lo studio di fattibilità e studiato il percorso burocratico migliore. C'è stato estremo interesse ed impegno da parte di tutti, ognuno ha espresso il desiderio di riuscire a realizzare un parco a quattro zampe senza sprechi di denaro, nel rispetto del benessere animale e dell'ambiente. Dissequestrato l'edificio di via Aurelia 181 a Santa Marinella, ha rilevato che l'area interessata non è più ricompresa nel perimetro del piano per l'assetto idrogeologico e che l'istanza di convalida del permesso di costruire è attualmente assentibile. Viene ordinata la revoca del sequestro effettuato e la restituzione di quanto dissequestrato agli aventi diritto. Con questa sentenza il giudice monocratico del Tribunale di Civitavecchia, il dottor Adolfo Di Zenzo, ha infatti riconsegnato ai proprietari Mira Costruzioni dei fratelli Masciotta la palazzina che era stata sequestrata nell'ottobre del 2009. All'epoca l'immobile fu sequestrato con tanto clamore per un presunto vincolo idrogeologico dell'area, vincolo che al momento del rilascio del permesso di costruzione era di fatto già decaduto. Nessun ostacolo dunque per la prosecuzione dei lavori, ciononostante ci sono voluti quasi 3 anni per aggiornare il PAI, il piano ambientale idrogeologico, da parte della Regione Lazio e dunque togliere i sigilli all'edificio. È ora di dire basta a tutte le ambiguità. È stato riducendo il PDL a zimbello della politica locale. Non possiamo più accettare che il partito venga per l'ennesima volta messo in ridicolo dalle dichiarazioni e dagli atteggiamenti di chi negli ultimi anni ha pensato prima di tutto alle proprie ambizioni e poi all'interesse del popolo e delle libertà. Così il circolo PDL di Tarquinia risponde al polo di centrodestra in merito alle dichiarazioni di solidarietà a Francesco Battistoni nell'ambito dello scandalo della Regione Lazio. Assurde le giustificazioni e le minimizzazioni con cui questi signori trattano le vicende che coinvolgono il loro amico Francesco Battistoni nello scandalo del Consiglio regionale del Lazio. Dal PDL di Tarquinia tuonano dal circolo locale. Nessuna solidarietà a chi dissipa denaro pubblico e vivendo già molto al di sopra delle possibilità della maggior parte dei cittadini della provincia che lo ha eletto, ha contribuito ad offendere la dignità della gente che ogni giorno deve andare a faticare per poter vivere e pagare le tasse che hanno permesso ai consiglieri del gruppo PDL alla Pisana di cenare con ostriche, champagne e festeggiare svestiti romanamente. Il PDL di Tarquinia tiene ad esprimere tutto il proprio sdegno nei confronti dei consiglieri coinvolti nello sperpero dei fondi. E passiamo allo sport, calcio, gol e spettacolo al Fattori. Peccato però che alla fine a festeggiare siano i campani della Casertana e non i nerazzurri del Civitavecchia. Si chiude con un clamoroso 3-2 in favore degli ospiti la quarta giornata della Serie D. Dopo che i ragazzi di Mister Ferretti avevano inaspettatamente chiuso la prima frazione avanti per 2-0. Il tecnico del Civitavecchia si presenta in astre di partenza con il suo tanto amato 4-2-3-1 con Boccolini in porta, gli under Carletti e Longo confermati, Terzini, Mencio ed il centrocampista Bacchiocchi, centrali di difesa. A centrocampo diga composta da Burelli e Severini, Brutti, Mereo e Picciollo. A rifinire la nuova nonché unica punta Moretti. I dubbi rimangono sulla gestione tattica di Mister Ferretti, incapace di chiudere un match praticamente già chiuso. Quarta giornata nel campionato d'eccellenza, finisce a reti inviolate il derby della Tuscia tra Corneto Tarquinia e Caninese. Al Bonelli le formazioni di Granato e Sperduti creano ma non riescono mai a trovare la via del gol. Roboante vittoria esterna invece per il Ladispoli di Graniero che sul rettangolo del Real Monterosi passa per 5-1.
Quarto turno anche in promozione, fuochi d'artificio a Cerveteri, dove la banda di Lupo Ferretti frantuma letteralmente il Fiumicino. Al Galli finisce 9-0, cade sul terreno dell'Olimpia la compagnia portuale Civitavecchia. I ragazzi di Rasi si arrendono con il risultato di 4-2. Al Comunale di Santa Maria la formazione di Dominici supera 3-1 l'Ostia Antica e prende una bella dose d'ossigeno. Di misura infine il Tolfa di Stampigioni che al Felice Scoponi fa 1-0 al Borgo Flora. Si è svolta domenica sul tracciato viterbese del Poggino la prima gara del trofeo d'autunno di motocross, dove hanno preso parte tutti i piloti del firmamento laziale. Non poteva mancare il team Kawasaki Special Bike di Patrizio Ferri, che ha schierato buona parte dei suoi piloti, e ha mancato l'appello solo Damiano Mercuri, convalescente da un infortunio che lo terrà lontano dalle gare ancora per un altro mese. Ma questa era l'ultima informazione per l'edizione del TG Alto Lazio. Vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci.